Le city car si acquistano soprattutto per dribblare il traffico, fanno spendere poco, ma si è sempre meno disponibili ad accettare rinunce alla dotazione. Per questo, come le protagoniste di questo test, sono sempre più curate e ben equipaggiate anche sul fronte della sicurezza. Data la crisi, sempre più spesso sono l'unica vettura della famiglia, devono quindi garantire un'ampia possibilità di impiego. Il settore propone un'ampia scelta di auto, in maggioranza, come quelle del nostro test, a 3 o a 4 cilindri. Alcune brillano per l'agilità, altre per il comfort e l'offerta di spazio. Questo confronto ha avuto luogo in città, naturalmente, ma anche in montagna e in autostrada. In pista, a Balocco, abbiamo rilevato le prestazioni. Il test urbano si è svolto all'interno delle mura di Bologna, dove abbiamo percorso più volte la cintura dei viali, vale a dire la scorrevole circonvallazione interna, senza farci mancare qualche puntata nel centro storico. Nel primo circuito abbiamo apprezzato la souplesse di marcia delle quattro rivali, mentre nel cuore della città abbiamo goduto della loro straordinaria agilità e della notevole facilità di parcheggio, specie per C1 e up. Abbastanza severo il percorso individuato per la verifica delle qualità dinamiche in montagna, la statale 62 del Passo della Cisa, scalato più volte. Gli ampi curvoni e la successione di tornanti anche con strappi dalla marcata pendenza hanno evidenziato la maneggevolezza delle vetture, specie di C1 e up, ma anche i limiti delle loro sospensioni. Sui frequenti falsipiani sono emerse le discrete doti di tiro dei motori, soprattutto di quelli di Fiat e Hyundai, mentre nelle lunghe discese abbiamo valutato la resistenza dei freni. I primi a mostrare la corda? Quelli di C1 e I10. L'attitudine delle quattro city car ad affrontare viaggi impegnativi l'abbiamo invece appurata sulla A15 Parma La Spezia e sulla più scorrevole A26 Alessandria Gravellona Toce. L'impiego autostradale è quello meno favorevole alle piccole da città, i cui motori a 130 all'ora frullano a un regime elevato, soprattutto quelli di Hyundai e Up. In questi percorsi il comfort di marcia è fortemente influenzato dalla qualità dell'insonorizzazione. Le migliori sono Panda e Up, decisamente silenziose, mentre di gran lunga più rumorosa è la C1. In virtù delle dimensioni compatte, la C1 è agilissima nei percorsi tortuosi, ma afflitta da un marcato rollio quando si guida con piglio sportivo. L'abitacolo è spoglio e il cruscotto davvero essenziale. Piccolo e poco sfruttabile il baule, che ha la soglia alta da terra, mentre sono ampi e comodi i sedili anteriori, privi però di regolazioni in altezza. Nonostante le gomme strette, la tenuta di strada soddisfa. Quasi sportivo il temperamento del motore, dà il meglio fra 4.000 e 6.500 giri. Grazie al leggerissimo sterzo, preciso anche a elevata andatura, la Panda si guida con piacere e trasmette sicurezza. Frizzante e personale l'interno, con svariati elementi quadrangolari. Il bagagliaio è ben sfruttabile e ha la soglia bassa. Un po' incavata la conformazione dei sedili, registrabili anche in altezza. La frenata è piuttosto brusca e il motore, vigoroso da 2.500 giri, allunga fino a 6.250. La cosa più gustosa della I10 è il suo energico 4 cilindri. Favorito da un cambio efficace, dà il meglio da 3.500 a 5.500 giri. Vivacizzata da porzioni verniciate, la plancia vanta un piccolo navigatore removibile di serie. Grazie alla soglia bassa, il baule grande e curato si carica bene. Ospitale il sedile di guida, regolabile anche in altezza. Poco impegnativa, la I10 non ha freni irresistibili e a causa delle gomme strette tende ad allargare la traiettoria col muso.
La app è agile e godibile fra i tornanti, può contare su uno sterzo preciso, gomme larghe e sospensioni solide. Entrando si ha la sensazione di trovarsi in un'auto di classe superiore. Inoltre il baule è il più ampio ed è l'unico col pavimento regolabile in altezza. Accogliente e con poggiatesta integrato il sedile di guida. Il tre cilindri frulla bene con le marce basse e allunga disinvolto fino a 6.700 giri. Appena contrastato il cambio, potenti i freni. Grazie alla sua potenza superiore, la app coglie la velocità massima più elevata, ma la più brillante in accelerazione è la leggerissima C1, che risulta però la più pigra in ripresa a causa delle marce lunghissime. Proprio in virtù dei suoi rapporti ben distesi, la Citroën C1 garantisce i consumi più bassi, mentre in frenata è la piccola Volkswagen a stupire con spazi d'arresto da sportiva.